Allora, Diego Alessi, arriva questo 1-1 contro il Rivas Samba. Siete partiti forte, avete trovato il gol e poi immediato pareggio del Rivas Samba. Il rammarico nella ripresa, subito l'espulsione di Prato, anche se c'è da dire che non avete rischiato praticamente nulla, anzi, nel finale siete stati più voi rispetto al Rivas Samba a cercare i 3 punti ed è un risultato, un punto che si segna in vista poi dello scontro diretto di domenica prossima con la Lavagnese. Sì, assolutamente, era una partita difficile, lo sapevamo, un avversario forte, organizzato, che comunque ha provato a metterci in difficoltà, ha provato a giocare, a venirci a prendere alti, aggressivi. Noi l'abbiamo preparata sapendo già tutta la settimana che probabilmente sarebbe stata questa partita e l'abbiamo fatto discretamente bene nel primo tempo, molto bene all'inizio, poi siamo un po' calati, per poi riprendere in mano la partita abbastanza bene. Secondo tempo, purtroppo l'espulsione ovviamente ci ha penalizzato. Abbiamo giocato un tempo intero in 10. I ragazzi sono stati bravissimi nel subire praticamente niente e riuscire ad avere due o tre situazioni che magari con un po' più di fortuna e un pizzico di cattiveria in più, magari ci potevano portare anche a vincere la partita. Nella ripresa si è giocato di meno, tante interruzioni, tanti cartellini gialli in una partita che nel complesso non è stata neanche così cattiva. Forse una direzione che non vi ha neanche permesso nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, di esprimere quello che sono un po' le vostre caratteristiche, tanta intensità, più continuità nel gioco. Sì, no, no, quello sì, l'hai detto tu, l'hai visto, secondo me giusto, era una partita non così cattiva, sono stati non so quanti gialli, ma credo una follia, però così è andata e ce le prendiamo, rimane il rammarico di aver giocato in 10 un tempo, era una bella partita, peccato per averla giocata a 1,5. Come si stanno inserendo i nuovi? Penso soprattutto a Ordisci e Zunino. Sono giocatori brevilinei che hanno qualità e che si adattano bene a quelle che sono un po' le tue idee di calcio. Sì, assolutamente. Come tutti, comunque è un sistema di gioco, qualsiasi sistema di gioco dove arrivano ragazzi nel mercato di dicembre, gennaio, ci vuole un po' di tempo. Loro si stanno inserendo molto bene, sono ragazzi disponibili, ascoltano, imparano e fanno quello che gli viene richiesto. Sono anche aiutati molto dagli altri che sono qua da inizio anno. Loro si sono ambientati alla grande e sicuramente ci daranno una mano da qua alla fine, come stanno facendo oltretutto. Secondo posto, un obiettivo, come vivete questa rincorsa, diciamo, Sì, no, alle spalle del Remo? quello non è un obiettivo dichiarato perché non l'è mai stato, non è mai stata una richiesta iniziale da inizio anno. È ovvio che se adesso sei lì è giusto che i ragazzi si assumano qualche responsabilità, da me a loro, e ci proviamo. È inutile lasciare intentata questa corsa per il secondo posto visto che siamo lì, quindi ci dobbiamo provare. Oggi sono secondo me 2 punti persi, bisogna andare a recuperare domenica fuori casa, dove comunque. Mi auguro che, come spesso succeda, i campi fuori casa ci consentano di giocare un gioco più pulito, più piacevole e più efficace soprattutto, perché qua è dura, anche il primo tempo in 11 contro 11, tantissime giocate, purtroppo ci vogliono tempi di gioco sempre in più rispetto a un terreno uniforme.